buongiorno a tutti. Ci vogliamo accomodare per la cortesia. Allora, un ringraziamento a Pellegrino e Daniela per la visita che avete appena terminato. Pellegrino è salito sopra, ok, perfetto. E vorremmo aprire ovviamente con i saluti del presidente Santosusso la formazione. Se mi raggiunge qui sulla pedana. Prego. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dicevo che mi piace molto questa un po' da solo. Questa logica è più adatta a chi vuole parlare liberamente. Niente, innanzitutto grazie all'azienda Sugar Pain per l'ospitalità, per chi ci ha dato questa opportunità di iniziare un percorso che noi vorremmo fare. Vorremmo, ma facciamo, perché iniziamo oggi con le eccellenze irpine, perché poi, voglio dire, gli ordini, qualsiasi organismo che si voglia distinguere, deve fare in modo di promuovere le realtà dove è ubicato. E secondo me, se la politica manca a volte su questo, per il principio di sussidiarietà, che spesso viene evocato da tutti, bisogna iniziare a farlo anche noi che siamo parte attiva della società. E quindi iniziamo oggi con questa bella azienda. Ho avuto modo di visitarla molto velocemente perché sono arrivato in ritardo, ma per altri motivi, non perché non volevo essere presente, e ho visto una realtà importante che è curata nei minimi particolari, per quel poco che sono riuscito a vedere, e questo è segno di grande attenzione al prodotto e anche ai lavoratori, ho visto, e quindi questo è, come dire, da esempio per tutti. Dicevo, noi iniziamo un percorso perché riteniamo appunto che questa è un'azienda leader dell'Irpinia che lavora, delle zone interne, molte volte, troppe volte dimenticate, però ci sono delle eccellenze importanti, questa è una. Nel mese di marzo, credo, se non sbaglio, mi correggeranno i miei consiglieri Carmine e Emilio, che vedo, che ringrazio per quello che hanno fatto stamattina e per l'impegno che mettono in tutto quello che facciamo. E quindi iniziamo un percorso anche nelle altre aziende che si stanno distinguendo in questa nostra Irpinia. Visiteremo, credo di poterlo dire, visiteremo l'H, dove faremo un seminario particolare. Lì non vi dico quale sarà, perché sennò poi si toglie quello che è la sorpresa. Però anche lì faremo un seminario su alcuni aspetti tecnici che ci toccano da vicino. Quindi dicevo, questo è importante, voler capire. Beh, poi trattiamo oggi un si parla di ristrutturazione, si parla di green economy, si parla tante cose che sono importanti. Ieri sono stato a Roma, abbiamo parlato nel nostro Consiglio nazionale di problematiche inerenti all'edilizia, inerenti alle normative, inerenti a queste cose. Ci sono tanti incentivi che si stanno mettendo in atto, molte volte non vengono utilizzati, perché non vengono trasmessi bene. Questa è una delle cose che noi dobbiamo sopperire, in questo, dobbiamo dare tutte le informazioni così. L'infisso è uno di questi, bonus facciato non da ultimo, ma la ristrutturazione in genere ha degli incentivi importanti. L'infisso, prima eravamo abituati insomma agli infissi dove c'erano o non c'erano nelle nostre abitazioni, parlo degli anni, prima degli anni 70, insomma, c'erano o non c'erano, la distinzione era poca, perché erano fatti di materiali particolari. Poi si è passati invece a un infisso troppo ermetico, e abbiamo visto le difficoltà che si sono avute all'interno delle nostre abitazioni, negli ambienti indoor, come si dice oggi, perché si usano queste parole inglese continue, negli ambienti indoor, e l'inquinamento indoor probabilmente è quello che fa più male di quello esterno, forse non ce ne accorgiamo, ma è così. Allora, avere un infisso che invece crea quella giusta, cambio di aria, che è giusto,
E allora noi dobbiamo trattare bene queste cose. E quando consigliamo i nostri clienti, perché poi ci possono dire quello che vogliono le altre categorie, non me ne voglia nessuno, ma il contatto diretto con le persone, con le famiglie, ce l'abbiamo noi. Gli altri sono bravissimi in tante cose, ma il contatto con le famiglie, il tecnico della famiglia, siamo noi. E quindi noi dobbiamo consigliare bene i prodotti giusti da mettere lì, perché l'edilizia sana. Non a caso noi all'interno della nostra categoria abbiamo un brand che non ci può togliere nessuno, che è quello dell'edificio salubre, che è una specificità delle donne geometre, e l'hanno saputo coltivare perché poi le donne hanno una sensibilità in più in questo, dobbiamo dirlo, dobbiamo ammetterlo, e loro hanno creato questo brand, ed è delle donne geometre, ed è del Consiglio Nazionale Geometri. Ieri abbiamo discusso di questo, abbiamo detto che all'interno del nuovo 380 che si sta scrivendo, di Piano 380 tutti sappiamo che cos'è, si sta scrivendo, bisogna inserire qualcosa sull'edificio salubre. Che qualcuno parlava di radon, è una cosa che si parla molto perché è di attualità, ma non è solo quello, ce ne sono tantissimi altri agenti che disturbano la nostra vita quotidiana. Allora, noi dobbiamo lavorare bene su questo. Iniziamo oggi un percorso che deve andare avanti sicuramente con i materiali giusti, andando a ricercare e fare economia qui, farla nella nostra provincia, utilizzando prodotti di eccellenza che la nostra provincia ci mette a disposizione. Non è vero che l'Irpinia è vera, è una terra di una zona interna, ha le sue difficoltà, ha le sue bellezze però e ha le sue eccellenze, e noi dobbiamo sapere valutare bene per dare possibilità ai nostri ragazzi di non andare via, perché questo si deve fare per non far spopolare, per non far andare via le persone, fare questo che sta facendo sciogliere in questo momento. Io vi ringrazio, non vi rubo tempo, alla prossima, grazie. Grazie. Iniziamo con un video. Un secondo solo, il bello della diretta. Spazio alla luce, regalando al mondo una nuova percezione di vita. Fare bene in modo... pone a guidare le nostre scelte. Da quasi un quarto di secolo progettiamo e realizziamo solo finestre naturali, tecnologicamente avanzate per resistere nel tempo. La creatività italiana, unita a nuovi processi industriali, trasforma ogni finestra in un elemento dal design sempre unico e costruito su misura. Tutto questo è possibile grazie alla tecnologia Stratec, che ci permette di realizzare infissi in legno vetro strutturale e in legno alluminio con 38 essenze e texture diverse. Partendo da profili in pino lamellare e finger joint più resistente del massello, personalizziamo l'ultimo strato con un tranciato di legno pregiato come il teak, il rovere, il ciliegio, l'ebano o lo zebrano. Un ventaglio di soluzioni unico sul mercato per coordinare la propria finestra con gli altri complementi d'arredo. La nostra innovazione nasce dal centro di ricerca e sviluppo Schuker Lab. Il suo obiettivo è progettare soluzioni per migliorare la vita delle persone con un design minimale che favorisce l'ingresso della luce e migliora il risparmio energetico. Monitorando ed ottimizzando i processi, abbiamo anche ridotto gli scarti di lavorazione e i tempi di produzione per raggiungere una capacità di 35.000 finestre all'anno. Ogni
ogni finestra viene sottoposta a rigidi test in tutte le fasi della produzione, fino a porre grande attenzione anche alla qualità dell'imballo. Il nuovo stabilimento è concepito per essere a basso impatto sull'ambiente. Grazie ai pannelli fotovoltaici riusciamo a compensare ogni anno l'80% del nostro fabbisogno energetico. Con 300 partner e 2 store diretti, siamo presenti oggi su tutto il territorio nazionale. Portiamo il design e la tecnologia italiana anche all'estero, grazie ad una filiale operativa in Svizzera e numerosi cantieri nel mondo. Tutto questo è una finestra Schucker Frames. Open it. Diamo spazio alla luce. Perfetto, va bene. Allora, io sono Marica Mazzano, sono la responsabile marketing Schucker Frames. Allora, riprendendo il discorso anche fatto dal Presidente, perché Green Economy? Allora, si definisce Green Economy un modello di sviluppo economico che prende origine quindi da un'analisi bioeconomica che non si interessa ovviamente solo del prodotto interno lordo, ma prende in considerazione ovviamente anche l'impatto ambientale. Voi avete visto tutto lo stabilimento, Daniela e Pellegrino vi hanno edotto sull'attenzione e sulle scelte sostenibili che abbiamo scelto di intraprendere 25 anni fa. Poi dopo il Presidente vi racconterà da dove è nata, diciamo, l'idea Schucker. Quindi oggigiorno bisogna considerare i potenziali danni ambientali prodotti dall'intero ciclo di trasformazione delle materie prime, ma a partire già dalla loro estrazione. Quindi già scegliere un prodotto sostenibile rispetto ad altri materiali è già una scelta che oggigiorno rientra all'interno della Green Economy. Schucker Frames ha fatto quindi una promessa 25 anni fa, ha sempre scelto il legno come materia prima per i propri infissi, per le proprie collezioni di finestre, e così ha continuato durante gli anni e continuerà a mantenere questa filosofia che è parte della nostra identità. Allora, tutto quindi inizia dal nostro processo produttivo. Come avete visto, abbiamo una struttura, gli impianti e il prodotto. Diciamo che questo è il classico processo produttivo di tutte le aziende. Il nostro non è così, come avete potuto vedere. Tutte le realtà che fanno, acquistano la struttura, poi acquistano gli impianti, impianti creati per realizzati, diciamo, da chi non pone attenzione sul prodotto finito, ma pensa solo a creare l'impianto. Noi un po' di tempo fa invece abbiamo rivoluzionato il processo produttivo, non siamo partiti dalla struttura e abbiamo acquistato gli impianti, ma dalle esigenze del mercato. Abbiamo prima chiesto alla signora Cristina, alla signora Maria, come tutti chiamiamo, prima qual era l'esigenza del cliente. Poi, attraverso il nostro Schucker Lab di ricerca e sviluppo, abbiamo creato prodotti con materie sostenibili, ovviamente performance di alto livello, e abbiamo poi creato il nostro prodotto tramite un'idea che sicuramente durante il percorso di produzione avete osservato. Ora l'analizziamo velocemente. Grazie a quest'idea poi abbiamo creato l'impianto per realizzarla, quindi non abbiamo acquistato impianti da chi realizza finestre senza avere un'idea e aver capito prima le esigenze del mercato. Abbiamo poi creato la struttura, che dove siamo adesso oggi tutti qui, e poi abbiamo lanciato il prodotto sul mercato, ma siamo partiti ovviamente dalle esigenze, abbiamo creato un'idea e un prodotto ad hoc con un know-how unico in tutta Italia e in tutta Europa. Questo grazie allo Schucker Lab che ha ideato la tecnologia Stratec. La tecnologia Stratec quindi ha rivoluzionato il mondo delle finestre, perché siamo gli unici a realizzare con la stratificazione che avete appena visto infissi ecosostenibili con essenze pregiate. Allora, adesso vi faccio una domanda, così teniamo un attimo attivi. Secondo quanto costa, secondo voi, un litro di latte o un chilo di cioccolata? Quale costa di più? Poi arriviamo a perché vi faccio questa domanda. La cioccolata, perfetto. E qual è la prima cosa stratificata che è stata creata? Se ci pensate, no? La barretta stratificata della Kinder. E il marketing che cosa ha fatto?
fatto? Ha detto compratela, perché c'è più latte, meno cacao e fa più bene, ma allo stesso costo del cioccolato. E quindi diciamo l'idea è partita, ovviamente questa è una metafora, già con la Ferrero. Adesso vi faccio vedere un video che, sperando non faccia scherzi, vi riassume tutti i punti di forza della tecnologia Stratec. Conosci il mondo delle finestre Schuker? Schuker è l'azienda italiana specializzata nella produzione di finestre in legno alluminio e legno vetro strutturale che ha rivoluzionato i vecchi sistemi produttivi, imponendo al mercato un'innovativa tecnologia. Questa rivoluzione è stata possibile grazie alla tecnologia Stratec. Si tratta di un esclusivo processo di produzione realizzato e brevettato dalla Schuker per la prima volta al mondo. Sei sono i vantaggi della tecnologia Stratec. Primo, lamellare quattro strati. Il primo vantaggio è un punto di forza dovuto alla scelta del miglior legno per produrre finestre con elevate caratteristiche meccaniche di traslittanza e leggerezza. Il sistema si basa su un lamellare quattro strati giuntato finger joint o giunto a pettine con l'ultima lamella stratificata in essenza pregiata a scelta. Le prove e le certificazioni CATAS hanno riguardato la resistenza, l'adesione e l'invecchiamento, simulando un ciclo di vita di 25 anni al prodotto, ottenendo straordinari risultati. Questo sistema comporta una serie di vantaggi esclusivi che hanno consentito alla Schuker di rivoluzionare il mondo della produzione di finestre in legno e determinare un nuovo paradigma. Secondo, la scelta del legno di essenze diverse. L'ultimo strato in essenze di legni pregiati a scelta per le finestre consente una selezione di colori e laccature senza paragoni. La Schuker ne propone 36 diversi, come nessun altro. Terzo, stabilità e leggerezza. Il legno è una materia viva. Lamelle a lista intera accoppiate per formare un lamellare tradizionale sono soggette all'incurvamento a discapito della stabilità. Schuker, con l'aggiunzione finger joint di tutte le lamelle, risolve questo problema rendendo stabile la struttura finestra. I profili lamellari quattro strati per la produzione delle ante e del telaio utilizzati dalla Schuker misurano 6 metri e, non essendo soggetti all'incurvamento, evitano alla finestra problemi meccanici, termici e acustici, a differenza dei lamellari tradizionali che vanno da 1 a 3,5 metri. E non essendo giuntati hanno una minore stabilità. I profili di 6 metri producono meno sfrido, a tutto vantaggio dell'ecosistema e dell'economia produttiva. Il minor peso dell'anta ottenuto dall'utilizzo del legno lamellare stratificato fa lavorare meglio la ferramenta a vantaggio della funzionalità e della durata della finestra. Quarto, maggiore isolamento termico uguale risparmio. Il valore della trasmittanza di una finestra è essenziale per l'isolamento termico e per il risparmio energetico. Proteggersi dal freddo in inverno e dal caldo in estate consente economia e determina comfort abitativo. Gli altri infissi presenti sul mercato, in legno o legno alluminio, usano legni che possono avere un buon effetto estetico, ma hanno un coefficiente termico scadente. La tecnologia Stratec, avendo solo l'ultimo strato di essenza pregiata a scelta, permette di avere nelle altre lamelle un materiale migliore, resinoso, più leggero e con grandi prestazioni termiche. Per questi motivi, le finestre Schuker, oltre ad accedere al bonus fiscale governativo in tema di riqualificazione energetica, sono conformi alla certificazione Casa Clima pur utilizzando legni di pregio. Quinto, omogeneità della venatura del legno. L'ultima lamella in legno pregiato si ottiene con il taglio a spirale del tronco. Questo taglio, a differenza del tradizionale a sezione, permette di ottenere superfici con texture omogenee, evitando stridenti contrasti di effetti, fiammato e rigatino, che a volte nei sistemi tradizionali si verificano anche sulla stessa anta, conferendo un aspetto più artigianale e meno di design. La finestra entra così a pieno titolo nel sistema d'arredo, come ulteriore elemento da coordinare. Sesto, ecosostenibilità. Il legno è riciclabile e riproducibile perché deriva dal taglio di alberi giovani e da foreste reimpiantate. Una gestione corretta delle foreste è una responsabilità per le future generazioni. I legni utilizzati dalla Schuker hanno rintracciabilità garantita dalla marcatura FSC e PEFC.
soddisfano i requisiti stabiliti e nessun legname utilizzato proviene da fonti illegali o da aree protette. Il legno è l'unica materia prima al mondo che, mentre cresce, toglie anidride carbonica dall'atmosfera e libera ossigeno. Le finestre Schuker sono protette all'esterno da un rivestimento di alluminio accoppiato negli angoli a 90 gradi e in alcune linee in vetro strutturale, conferendo così un maggiore design. Con i rivestimenti di protezione si evita la manutenzione straordinaria, a tutto vantaggio della praticità e della durata. Schuker, la finestra che ha cambiato la finestra, con una promessa per un mondo migliore. Vi ricapitoliamo i punti di forza, quindi, della tecnologia, che penso siano abbastanza chiari dal video. Allora, il primo è quattro strati lamellari, cioè tre lamelle giuntate finger joint, come ci ha fatto vedere Daniela, e l'ultima lamella stratificata sopra, diciamo alle tre lamelle. Poi abbiamo, grazie alla tecnologia Stratec, 36 che sono arrivate addirittura a 38 oggi e senza colori a scelta, come in gelateria, uno arriva, paga lo stesso prezzo il gelato e sceglie il gusto. La stabilità, ovviamente il legno che noi utilizziamo, essendo giuntato finger joint a pettine, è molto più stabile rispetto ad altri legni. Ha maggiore trasmittanza termica, poi questo ovviamente le cose tecniche le lascio all'ingegnere che dopo farà il suo intervento, ed il peso, quindi è anche molto più leggera, quindi questo ci permette di avere ante un po' più grandi rispetto alla norma, perché la ferramenta ovviamente lavora meglio. L'omogeneità della venatura, perché? Perché noi il legno andiamo a sbucciarlo con una mela e quindi evitiamo l'effetto fiammato che spesso non piace. È il bello del legno, ma molte persone ormai si sono avvicinate più alla texture dell'arredamento e quindi noi sbucciamo in questo modo il tronco dell'albero, evitiamo l'effetto fiammato. L'ultimo punto, e non ovviamente il meno importante, è la sostenibilità. Queste sono tutte le prove superate dalla stratificazione che il video ci ha fatto vedere, dove abbiamo 25 anni di durata del prodotto, anzi l'abbiamo anche superato. Quindi quattro strati lamellari, essenze, stabilità, trasmittanza termica, peso, omogeneità della venatura e sostenibilità. Questi sono i punti di forza della tecnologia Stratec. Ovviamente qui vediamo delle collezioni. Le collezioni nascono appunto da quest'idea. Abbiamo la Steel, la Stratec e l'ISIC, ma qua manca l'ultima appena nata che è la EXO. I punti di forza ovviamente non sono solo quelli, ma tecnicamente abbiamo l'accoppiamento a 90 gradi negli angoli, il gocciolatoio, guarnizioni sempre sull'anta, come abbiamo visto penso al reparto delle guarnizioni, il giunto meccanismo a scomparsa, l'accoppiamento delle persiane a 90 gradi e il telaio in botte delle persiane. Ovviamente, tornando alla green economy, ricollegandomi diciamo all'argomento del giorno, risparmiare energia e ridurre le emissioni di CO2 sono gli argomenti che interessano dal punto di vista sia economico sia da quello del rispetto ambientale. La leva importante oggigiorno che spinge i cittadini a prendere scelte verso l'ambiente è sicuramente quella economica. E quindi lo Stato, dal 1 gennaio del 2018, con una circolare, ha dato la possibilità di cedere il credito corrispondente anche alla detrazione spettante per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari. Quindi oggi tutti possono cedere il proprio credito d'imposta del 50%. Noi siamo l'unica azienda che può sostenere ovviamente questa normativa e quindi i clienti possono beneficiare subito di un grande vantaggio economico. Abbiamo studiato ovviamente la migliore soluzione per utilizzare la cessione del credito quest'anno e siamo scesi in campo ovviamente anche con una strategia commerciale, ci sono solo 2 secondi su questo argomento, poi passiamo al tecnico e che vi mostro in questo video. Thank you.
finestra del domani, una scelta sostenibile e che grazie agli incentivi del credito d'imposta che lo Stato ci permette è a metà prezzo, perché il 50% ovviamente lo paga il vostro cliente e il 50% diciamo viene poi rimborsato dallo Stato. Quindi adesso per riqualificare ovviamente le abitazioni e le ristrutturazioni abbiamo anche un vantaggio economico non indifferente che diciamo è fondamentale. Questi sono degli esempi ovviamente della pubblicità, risparmia fino ad aprile cedendo il tuo credito d'imposta. Ora vi lascio al mio collega Costantino Nevola, responsabile dell'area business, ovviamente dell'area tecnica, che scenderà ovviamente sull'argomento che penso è più tecnico e interessante. Il microfono, Costantino? No, che si sente se parlo senza microfono? Sì. Allora, salve a tutti, io mi chiamo Costantino Nevola e nell'azienda mi occupo della gestione della parte tecnica per quello che riguarda l'outdoor, quindi i cantieri che noi stiamo affrontando sia sul tessuto campano e sia soprattutto sul tessuto nazionale. E quindi mi occupo principalmente di quella che definiamo l'area grandi cantieri. Quello che mi ha affascinato di più nel lavoro che sto svolgendo è stato il principio che oggi la finestra ha assunto un ruolo differente rispetto a quello che era in passato nell'ambito della progettazione dell'edificio. Una volta la progettazione dell'edificio partiva come al solito, parte architettonica, progettazione strutturale, progettazione esecutiva. La finestra alla fine rimaneva un elemento ma totalmente disgiunto, quasi di secondo piano, da dire poi vabbè chi verrà si adatterà. Adesso vedremo, spero di riuscire a rappresentarvi il concetto che oggi come oggi la progettazione di un involucro edilizio, questo parliamo nell'ambito del nuovo, nell'ambito della ristrutturazione e un adeguamento che noi tecnici dobbiamo andare a fare. Quindi parleremo di progettazione e di corretta posa in opera dei serramenti. Progettazione perché noi non è che dobbiamo progettare il serramento, ma bensì dobbiamo progettarne l'allocazione all'interno del rimborso. Oggi come oggi, credo che ne abbiate tutti quanti, che siate esausti di sentire il principio di efficienza energetica, l'obiettivo che c'era stato posto nel 2020 di riduzione. Quindi direi di saltare direttamente al principio che un edificio altamente efficiente è un edificio progettato e realizzato secondo quattro principi: nessuno spreco energetico, massimo sfruttamento delle risorse, ottimizzazione nell'uso di fonti energetiche non rinnovabili, l'utilizzo consapevole di materiali, ma soprattutto tecniche costruttive altamente performanti. Che voglio dire? Voi generalmente siete la parte operativa preposta a seguire quello che è l'elemento che io ho descritto in rosso. Siete coloro i quali sono preposti a verificare che ci sia un corretto svolgimento delle operazioni che avvengono in cantiere, che 99 su 100 vanno ad inficiare tutto quello là che è stato il lavoro precedente. Io, nonostante abbia un diverso percorso rispetto a voi, fondamentalmente seguo la parte vostra. Oggi io amo dire sono vestito bene. Generalmente io sono più un operativo che un... Che è successo? Ah, non lo so, oggi è la giornata delle sorprese. Io ho preso una sorpresa. No, scusa. C'è qualcosa che è d'accordo. Ecco qua, quindi la massima efficienza energetica si ottiene prendendo in esame tutte le componenti. Per cui strutture, materiali, impianti e serramenti. Quindi oggi dobbiamo cominciare a guardare le cose in un'ottica di innovazione qualitativa, cioè è insito in noi il principio di innovazione, ma deve essere fatto in maniera qualitativa, in maniera strutturata. E i serramenti, come dicevo in premessa, sono spesso considerati un prodotto industriale finito, cioè io acquisto un serramento, l'azienda mi dà un serramento che ha porta con sé determinati parametri di performance. Oggi siamo abituati a parlare di traffittanza,
di abbattimento acustico e di tutto altro. Il principio è: riesco nell'installazione a mantenere quelle che sono le performance del mio serramento? Inverto la domanda: acquisto un serramento che mi dà 42 decibel di abbattimento acustico. Se io non lo installo correttamente, purtroppo l'acustica è una forse delle leggi più rognose della scienza. Mi basta un'area infinitesima per andare ad inficiare fino a 4-5 decibel quello che è la performance del serramento. Quindi, paradossalmente, ho pagato in più e sono andato a perdere il beneficio. Quindi non si pone l'attenzione sul mantenimento in opera delle prestazioni del serramento. Noi oggi come Sugar Frames abbiamo, non oggi, diciamo, già da un po' di tempo, oggi lo stiamo rendendo eseguito, abbiamo iniziato un percorso di educazione a quelli che sono i nostri partner su come il nostro serramento va posato, ma come noi l'hanno fatto anche altri. Noi però ci stiamo puntando in maniera un po' più efficiente e io che purtroppo giro tanto, mi sto rendendo conto che forse noi, anche su questo, oltre a quello che avete ascoltato prima, la progettazione dell'edificio, la tecnologia Stratec, stiamo andando avanti rispetto a quella che è tutta la nostra concorrenza sul principio proprio di corretta logica. Quindi molte imprese e operatori del settore hanno capito l'importanza e stanno cominciando dei corsi specifici di posa. Noi sono già 6 mesi che stiamo lavorando, educando le nostre squadre, ma anche noi come tecnici, in partner con l'ingegnere Garofalo, con l'ingegnere Galasso, che è il nostro tecnico di riferimento, cioè il mentore di tutti noi ingegnerini rispetto a lui dell'azienda. E quindi fondamentalmente dobbiamo tendere a colmare il gap che esiste tra prestazioni in potenza e prestazioni di fatto. Quello che dicevo prima, da un infisso performante alla fine ho realizzato un prodotto scadente. È chiaro quindi che l'esigenza di qualificare il processo di installazione ti rende consapevole gli installatori sull'avanzamento normativo e tecnologico. Questa è la frase che a me preme più che la progettazione, quindi la valutazione delle problematiche a monte, solo quella rende efficiente il principio di costo. Lo vedremo nel corso della trattazione perché vi farò vedere degli esempi pratici dove l'aver pensato prima avrebbe evitato tanti problemi. Quindi oggi come oggi, al di là di tutto il campo normativo che gestisce l'incolumità edilizio, principalmente sono due le norme, la 10818 e la 11672. In sostanza questo è il tabulato di tutte le norme che un progettista dovrebbe guardare per poter correttamente svolgere il proprio lavoro. Cerco di essere molto breve, ma più o meno per farvi capire quello che sarà il seguito della mia trattazione. La UNI 10818, denominata finestre, porte chiusure oscurate, ruoli, responsabilità e indicazioni contrattuali del processo di chiusura. Oggi come oggi, chi di voi conosce quelli che sono effettivamente i ruoli tra il tecnico di parte del cliente e il tecnico dell'azienda produttrice? Cioè come si interlacciano le due figure? Chi è responsabile di quello che verrà realizzato? Chi è responsabile del processo? Purtroppo queste norme, come vediamo, sono del 2015, però sul tessuto nazionale sono poco acquisite. Oggi come oggi si ragiona più sul principio: io sono il committente e tu lo devi fare per me. No, io non mi posso sostituire al progettista. Posso però dargli delle indicazioni corrette. Ma il responsabile di tutto deve necessariamente essere chi acquisisce quel ruolo. E quindi si stabiliscono gli interlacciamenti tra distributore, portatore, mandatario, committente. Attraverso che cosa? Una tabella costituita da 40 punti. Cioè la norma è chiara, come tutte le norme. Il problema è l'applicabilità della stessa. Queste sono tutte le operazioni che riguardano questa più questa, che riguardano tutte le operazioni solamente che riguardano il serramento, e quelli sono tutti gli attori preposti. Per cui è fregato dove ci sono responsabilità. Il fabbricante ha la responsabilità di dire: queste sono le mie indicazioni per il giunto di posa. Ho premesso il principio del giunto di posa perché? Perché è l'elemento fondamentale di
che, con il quale io voglio sensibilizzare il progettista o l'esecutore. L'altra norma a cui facevo riferimento è la 11673, requisiti e criteri di verifica della progettazione. Prima il serramento, come dicevo, dice ok, montamelo, cerca di montarmelo quanto meglio puoi, tanto il coprifilo, che sarebbe l'elemento di cornice, di contorno, va a coprire tutte quelle che possono essere le difettosità o, passatevi il termine, magari. Oggi invece no, c'è una norma, la 11673 del 2017, la parte 1, quella che interessa nel progettista, la 2 e la 3 interessano altri soggetti, gli installatori per esempio, che finalmente saranno un'entità qualificata alla stregua del carpentiere. Quindi le metodologie descritte dalla norma sono finalizzate alla verifica delle prestazioni dei giunti di installazione, che deve garantire tutte queste caratteristiche, miglioramento tecnico, acustico, permeabilità all'aria, resistenza alle frizioni, durabilità. Voi mi direte, dice, ma un serramento è una finestra, eccola là, ma perché devo fare attenzione? L'isolamento termico è una necessità. L'isolamento acustico oggi rientra nell'ambito del benessere dell'essere umano. Oggi si è stabilito che l'essere umano vive bene se non viene disturbato dalle rumorosità esterne. Io penso che la maggior parte dei vostri clienti la prima cosa che vi chieda quando andate a realizzare una parete di tramezzo, un muro perimetrale, dice sì, però vi raccomando che sia acustico. Il giunto di posa, ho cercato di sintetizzarlo in questo schema, in alto è l'ambiente esterno, in basso è l'ambiente interno, quindi deve garantire una barriera al vento e alla pioggia, ovviamente è la funzione svolta dal serramento, una barriera termoacustica, e questo è il beneficio di cui parlavamo, e una barriera all'aria e al vapore. Questo perché? Il serramento quindi è un elemento architettonico realizzato per chiudere quello che è il punto di contatto tra l'ambiente interno e l'ambiente esterno. Ma innanzitutto per favorire che cosa? Ingresso di luce, ma l'ingresso della luce all'interno dell'appartamento, dell'ipogrifo di luce in generale, certamente non deve andare ad inficiare quelle che sono le caratteristiche di performance e di beneficio dello stesso. Quindi sembrerà curioso, ma si è andato ad analizzare soprattutto tutte quelle che sono le sollecitazioni che avvengono sul serramento, per compressione, per trazione, taglio orizzontale e taglio verticale. Ora a questo punto qualcuno mi dice, ma bisogna fare un'analisi strutturale? No, è un'analisi strutturale solamente dell'elemento di contatto tra il serramento e la muratura esistente, per non far perdere le performance. Quelli, diciamo, dalla lettera A, B, C e D sono rappresentate tutte quelle tipologie di sollecitazioni che il singolo serramento può avere per un movimento normale di una qualunque struttura edilizia. Poi ci sono le sollecitazioni da carichi. Oggi come oggi, lo dicevamo prima, per avere un infisso performante, quindi un infisso dal punto di vista termico e acustico performante, oltre al beneficio, diciamo, insito del legno, bisognerà andare a lavorare sui vetri. Prima, non so se ricordate, le vecchie finestre avevano o il vetrino singolo o il vetrocamera composto da due lastre e da due vetri. Oggi come oggi, se io vi dicessi che il mondo del serramento nell'edilizia residenziale attuale tende verso vetri che pesano mediamente tra i 60 e i 65 kg per metro quadro solamente, costituiti da lastre accoppiate con PVB elastici, doppio 55 esterno, doppio 44 interno, quelle che prima noi identificavamo come i vetri della banca, fondamentalmente. Svolgono la stessa funzione, frazione, però chiaramente generano una sollecitazione sul serramento molto forte. Il quale serramento dove riceve le sollecitazioni? Sulla parte del telaio, che è l'elemento da tanto definito morto. Che cosa significa? Il telaio riceve la sollecitazione e la trasferisce al giunto. Se il giunto dovesse lavorare secondo diciamo, questo tipo di sforzi, potrebbe andare a rovinarsi l'attacco e quindi andremo a perdere il beneficio. Tutto questo per sintetizzarvi che
è necessario e fondamentale, oggi come oggi, il principio di progettazione. Quindi, con questo grafico ho sintetizzato in maniera grafica quelle che sono le sollecitazioni sul serramento, ma soprattutto i punti dove noi progettisti dobbiamo andare a intervenire. Forse su questo il principio di piani funzionali riusciamo maggiormente a vedere. In blu è definito il piano esterno. Il piano esterno è tutto quello che è la superficie di interfaccia tra l'ambiente esterno e il serramento. Quindi deve garantire la protezione dalle intemperie in termini di acqua, in termini di caldo freddo, in termini di aria. Perché ricordatevi che l'aria, usate soltanto il termine ricordatevi, l'aria favorisce non solo il passaggio di elementi quali umidità, ma di rumore. Il piano intermedio, e quindi è quello preposto all'isolamento termico e acustico, il piano interno al mantenimento di tutte quelle che sono le condizioni ambientali interne. Noi internamente creiamo un sistema di riscaldamento a pavimento, un sistema di raffrescamento a pannelli radianti o passivi o attivi che sia, ma se alla fin fine le superfici di interfaccia fanno sì che si rispetta tutto quello che è stato il nostro impegno, se non l'avessimo proprio fatto. Quindi qui diciamo in sostanza si spiegano un po' quelli che sono nello specifico tutti, ma non vi voglio tediare su questo. Voglio semplicemente riportarvi due concetti. Il concetto di permeabilità all'aria. Cosa accade se un edificio ha problemi di permeabilità all'aria? Passando l'aria attraverso dei materiali diversi, cosa può succedere? Può succedere che essa, l'aria comunque, contiene una particelle, contiene delle particelle, delle molecole di acqua e quindi trasporta con sé umidità. Se nel passaggio tra elementi differenti, quindi tra isolanti di natura differente, dovesse trovare le condizioni e le trova nel giunto, all'interno del giunto di condensazione, tutta quest'aria si trasforma in acqua, acqua che rimane all'interno del giunto. Rimanendo stagna all'interno del giunto, cosa genera? Muffa. È una muffa che noi non vediamo oggi, la vediamo fra un anno, fra due se siamo fortunati, ma la muffa è garantito che presenta il proprio punto all'interno del giunto. Quindi, trasferimento di calore tra ambienti, incremento dei costi di riscaldamento, formazione di muffa condensa, ma anche efficienza dei sistemi di riscaldamento. In questo grafico ho cercato di sintetizzare un po' quelle che possono essere le perdite dovute in un involucro edilizio e quali sono gli attori preposti a, diciamo, a queste perdite. Il serramento contribuisce per il 15% all'interno della valutazione di quelle che possono essere le probabili perdite di un involucro edilizio. Il principio di ponte termico, penso che ne abbiate proprio la testa strapiena, l'ho riportato giusto così a titolo accademico, fondamentalmente rappresenta come il principio del ponte il passaggio di uno stato, quindi caldo freddo che sia, da un ambiente interno all'esterno o viceversa. In questo attraversamento si generano i problemi che abbiamo visto. Però vorrei riportare la vostra attenzione sul principio di ponte termico. Tanti di voi avranno sentito, perché oramai è sulla bocca di tutti i clienti, prima la collega l'ha chiamata la signora Maria Cristina, che okay, il taglio termico della solita. Io nella mia esperienza di questi anni ho visto, diciamo, delle fantasie, io le chiamo così, delle fantasie sul giunto termico. Esistono delle leggi matematiche che regolano a seconda del sottofondo, a seconda degli elementi di separazione. Oggi come oggi il migliore dei tecnici che ho conosciuto dice: vabbè, ma io taglio un centimetro la soglia, ci metto un po' di polistirolo all'interno e ho fatto il taglio termico. No, tu hai fatto una sola cosa, hai preso in giro il tuo contatto. Questo è un caso che mi è capitato proprio nella provincia di Campobasso, di un nostro serramento che presentava della condensa in questo punto basso. Chiaramente il posatore, che non era nostro diretto, ma si apparteneva a un nostro rivenditore, dice, nella sua, perdonatemi il termine, ignoranza, ha consigliato al cliente, diciamo, guarda che il vetro che mi ha fatto, perché per fare condensa sulla parte inferiore evidentemente non è stato fatto il trattamento a basso e basso. Inutile che vi sto a dire che in un'unica frase ha detto 10 baggianate. Comunque, sono andato lì sul posto con la termocamera, che cosa ho verificato?
Innanzitutto non c'è soglia, cioè non c'è taglio termico sulla sosta. L'elemento che vedete proprio lì è l'elemento che ha 13.1 gradi, quello che è il punto di rugiada. E quindi, creandosi l'acqua al di sotto del giunto inferiore del serramento, quest'acqua nell'appartamento c'erano 24 gradi costanti, che faceva? Evaporava. Il primo punto dove andava a condensare era proprio la parte bassa del serramento, perché era il primo punto di discontinuità che trovava l'acqua. Poi dopo mi sono, tra virgolette, dilettato a fare fotografie a tutti i serramenti di tutta questa villa. E vedete, ho evidenziato tutti quelli che sono i punti negativi. Assenza di trattamento dei giunti perimetrali, soglia con evidente punto termico, muratura inefficiente nella parte sotto soglia. Perché mi sono permesso di dire questo? Perché il cliente ci ha chiamato, come vi dicevo, per una problematica. Però la prima cosa che ha detto, la mia casa è in classe. Eccola qua. Il serramento forse era l'unica cosa in classe A che poverino aveva questa persona. La cosa drammatica per me è che era ingegnere come me e ha dovuto aspettare me che arrivassi da Avellino nel suo territorio. Questo invece è, vi riporto l'esempio di un nostro progetto, sempre nell'ambito del principio di sistemi di studio e progettazione di sistemi di casa. A dicembre 2019 presso l'Istituto Giordani dell'Aula Scegliatti abbiamo effettuato dei test termici acustici sul primo sistema integrato. Serramento Schiffer Frames, monoblocco proiettato Alpac, che oggi come oggi è leader nella produzione di sistemi monoblocco industrializzati, poi vi spiegherò perché industrializzati, e pareti a secco, la NAUF, penso la conosciamo tutti quanti. Quindi, queste sono le fasi di installazione del nostro serramento impiantato in un sistema di monoblocco già chiuso con pareti Knauf. E quindi oggi come oggi possiamo dire che la Sugar Free, noi della Sugar, siamo gli unici in Europa ad aver testato questo tipo di sistema. Senza che nessuno possa... Ho riportato questo esempio. Vedete questo punto qui? È stata una sorta di scommessa che ho fatto con i miei colleghi installatori. I ragazzi avevano posizionato il serramento, lo vedete qua. Avevano giuntato, sigillato, siliconato, cioè seguito tutte quelle che sono le indicazioni della norma sul giunto di cosa, e avevano piazzato il coprifilo. E avevano detto, ingegnere, è tutto perfetto. Va benissimo, facciamo una foto. In quel punto, sapete che cosa io ho detto? Ho detto, se voi andate ad aprire la pentola non c'è sufficiente serramento. Abbiamo staccato il coprifilo, abbiamo tolto il nastro di fotogiunto che ci fa salire la pure, effettivamente era un punto dove la schiuma d'espansione purtroppo non aveva fatto il suo percorso, non era stato sufficiente. Questa, diciamo, è un esempio più lezioso che altro, però se vedete tutto il contorno, il serramento era perfetto. Io ho fatto questo tipo di foto perché con l'analisi termica io potevo verificare quello che era il passaggio di aria e alla fin fine, risolto quell'elemento, abbiamo raggiunto sulla zampa scorribile, innestato in una parete, innestato in tutto un sistema, dei valori di sistema ben più alti di quelli che la normativa italiana ci dice. E quindi tutta questa premessa per arrivare al principio oggi, quello più, passato il termine, rognoso, che è l'isolamento acustico. La legge quindi italiana al momento non stabilisce alcun minimo per il potere fonoisolante degli infissi, ma richiede che il requisito venga garantito dalla facciata in cui esso è inserito. Quindi, non voglio scendere nei particolari sul perché questo, ma è un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce una tabella riducendo a 4 le categorie di edifici, tra scolastici e non scolastici. Ma questa tabella
dimostra ancora di più quanto il nostro sistema legislativo e normativo sia molto più indietro rispetto al resto dell'Europa. Oggi come oggi, dire che un edificio residenziale, una facciata, debba avere un appartamento acustico di 40 decibel è riduttivo. Perché? Perché gli altri stati membri della comunità europea stabiliscono anche la locazione dell'elemento costruttivo. Se io ho un palazzo residenziale al centro di una città, quale può essere Roma, Napoli o Milano, 40 decibel forse può essere pure poco. Ma se lo stesso palazzo residenziale lo vado a fare nelle campagne, passate il termine senza nulla togliere a nessuno, di Capriglia, 40 decibel sono sovradimensionati. Quindi in quest'anno forse dovremmo anche noi adeguarci a questo tipo di valutazione del contesto. Quindi io mi permetto di dire che oggi come oggi il quadro normativo è poco chiaro. Cioè oggi come oggi il cliente può chiedere dei parametri di performance, ma poi dopo si deve assumere l'onere di fare delle prove acustiche a proprie spese. Però di contro la legge italiana su questo è chiaro, dice se tu mi dici che mi garantisci 40 decibel di abbattimento, io dopo spendo dei soldi, vado a verificare se questi 40 decibel sono mantenuti o meno, e in corso d'opera, quindi in cantiere, in sito, non viene verificato, dopodiché si entra nel regime di causa civile per il risarcimento della mancata esecuzione delle opere secondo voi. Però oggi come oggi, parliamoci chiaro, chi andrà mai a fare questo tipo di investimento? Diremmo noi. Io sto seguendo da circa 5 mesi un cantiere che noi stiamo facendo nella città di Milano. Sono due palazzine, una di 16 e una di 10 piani, per un totale di 200 appartamenti, dove abbiamo fornito oltre 900 servizi. Ogni cliente, in fase di contratto, aveva già contrattualizzato le prove acustiche a fine mese. Parliamo, io ho conosciuto la maggior parte dei clienti finali di questi, non sono solamente milanesi o svizzeri, il 60% di loro sono pesani, sono meridionali. Quindi, così com'è, la norma purtroppo è troppo tecnica. Questo è un aspetto fondamentale di tutto quello che è questo tipo di tracciazione. Quanto deve isolare l'infisso per rispettare l'abbattimento acustico di fuoco? Mi è capitato, mi capita, penso che mi capiterà, di ricevere delle richieste di preventivo, dire o per cantieri importanti, dice il tecnico di riferimento, dice io voglio un serramento che abbia 43, 44, 45, 40, addirittura 48 decibel di abbattimento acustico. È un serramento che costa mediamente 3 volte quello che costerebbe un serramento da 40 decibel. E tante volte mi sono trovato a scontrare con dei colleghi dicendo, dico, a che cosa serve se tu devi rispettare i 40 decibel? Oppure, tu lo sai che esistono delle leggi che purtroppo sono matematiche, che legano la percentuale del foro finestra rispetto alla parete in cui la finestra viene allocata. Paradossalmente, incrociando questa parete, se io ho necessità di 40 decibel di abbattimento di facciata e la parete è già di per sé 51 decibel, a me basta un serramento e il serramento costituisce il 15% dell'area di questa parete, per me è sufficiente un serramento da 32 decibel per garantire 40 decibel di quell'area. Questa non è una tabella che ha inventato Costantino, non è una tabella che ha inventato la Schubert, è una tabella normale. Questa dimostrazione che molte volte il principio di progettazione viene lasciato, ma molto, non in secondo piano, in ennesimo piano. Queste sono le due norme, la 16283 e la 717, che stabiliscono quelle che devono essere le modalità e strumentazioni per il collaudo in opera. E vi posso garantire che oggi come oggi si sta
sta crescendo, diciamo, non in maniera esponenziale, ma quasi, il numero di clienti che richiedono questo tipo di viaggio. Allora, la Sugar Frames, come avete visto, è un'azienda produttrice di serramenti. Abbiamo parlato di progettazione per la locazione del serramento all'interno di un imbottolo. Molte volte, chiaramente, c'è necessità della creazione di un monoblocco. Noi ci occupiamo anche di progettazione di monoblocchi ad hoc. E qui torniamo, perché vi ho detto che Alpac lo fa in maniera industrializzata, noi lo facciamo in maniera custom made. Quindi, progettazione di monoblocchi complementari su misura a seconda delle esigenze di cantiere. Si parte da un progetto, quindi dalla necessità muraria. Io volutamente ho portato questo esempio perché è un cantiere che sta nella città di Avellino, un grosso cantiere. Abbiamo progettato un sistema di monoblocco. Vi porto questo esempio per farvi capire giusto a che cosa serve una progettazione preventiva e come questa si può interfacciare con un aspetto architettonico estetico. Il fabbricato purtroppo presentava delle travi emergenti, il cliente però voleva dei sistemi di oscuranti alla meglio orientabili. Non avevo possibilità di vincere questo competitivo, anche perché esternamente aveva uno spazio vincolato dal cappotto, l'elemento oscurante è un elemento metallico che dovevo necessariamente proteggere con una struttura metallica sulla quale venivano posizionate delle lastre di gres da 3 metri. Come vincere quel ponte termico? Il principio dei materiali innovativi. Che cosa ho fatto? Ho semplicemente messo due lastre di termoriflettente, che è un isolante che immagino conosciate, la somma delle quali era equivalente alla resistenza termica di 24 cm di lana di roccia. Verificato dal termotecnico, sono riuscito in 11 cm a contenere un pacchetto metallico dandogli la resistenza di un cappotto da 24 cm e quindi soddisfare le esigenze dei clienti. Questi sono gli elementi realizzati, sono a scalino perché ho dovuto scavallare la trave emergente. Le conclusioni. Voi come immaginate che il serramento sia l'ultima cosa che noi andiamo a mettere in un appartamento? Edificio nuovo, villetta, facciamo tutto, l'esterno, le compagnature, i pavimenti e poi dopo andiamo a posizionare il serramento. Perché? Perché non abbiamo studiato il giunto termico a terra, non abbiamo studiato il giunto termico a terra. Questo è un esempio di una unità immobiliare al grezzo dove noi abbiamo già montato i serramenti. Come vedete, questo è il massetto grezzo, non ci sono le pareti interne, il volume è totalmente a secco. Quindi ci sono solo montati i monoblocchi coibentati, progettazione combinata Sugar Alpac, il serramento perfettamente posizionato senza disturbare le manovalanze che all'epoca stavano operando. Questa mediamente era la situazione del cantiere quando i nostri operatori stavano installando il serramento. Voi direte, ma è una villetta, è una situazione che uno poteva gestire, diciamo così, in maniera molto facile. No, è una palazzina di questa dimensione, quella che vi dicevo prima. Tutto è stato gestito in questa modalità. Paradossalmente, un anno e mezzo fa, quando abbiamo iniziato la progettazione e dell'esecuzione di tutte le opere, il serramento ha invertito il posto rispetto a tutte le altre lavorazioni. Quindi, concludo dicendo, spero di aver attratto la vostra attenzione, ma quello che vi chiedo è, in quelli che saranno i vostri interventi, di tenere sempre in considerazione il principio che qualunque intervento si svolga oggi in edilizia debba essere necessariamente progettato. Grazie a tutti. Thank you.
perdonatemi, ma la tecnologia oggi è contro... Alziamo anche qua. Ok, inizio. Buongiorno, benvenuto a tutti. No. Per chi non mi conosce, sono Rocco Cipriano, ideatore e fondatore di Fasi. Innanzitutto voglio esprimere un ringraziamento personale per essere intervenuti così numerosi, avendo ormai si tratta di un tema importante della nostra attività. Ma spero. Spero che il mio staff che vi ha guidato e vi ha parlato di questa esperienza Sugar possa avervi trasmesso quell'arricchimento tecnico e quelle emozioni Sugar per far sì che almeno in parte sia compensato il sacrificio fatto per essere oggi qui con noi. Molti di voi si saranno chiesti che cos'è Sugar. Ebbene, Sugar è stata ed è tuttora ancora un'idea, nata oltre 25 anni fa, con lo scopo di creare un'azienda marketing oriented, cioè un'azienda monoprodotto che specializzasse nella produzione di soli infissi in legno e alluminio e legno vetro strutturale, per essere diventata oggi una delle più grosse realtà in questo settore e coronata dall'essere quotata in borsa italiana da agosto 2018 come prima e unica azienda del settore. Tutto ciò è stato possibile grazie a una strategia precisa che attraverso una progettazione attenta, una ricerca e un'innovazione continua, oggetto di vari brevetti internazionali e grazie a un posizionamento esclusivo in questi anni ci ha permesso di acquisire quell'esperienza e quella professionalità che, scusate la presunzione, oggi possiamo considerarci veri specialisti e leader del settore. Raccontarvi la storia della Sugar richiederebbe troppo tempo, così mi limito a brevissima sintesi di quello che è stato il nostro percorso. Io sono nato in questa provincia, ma per ben 30 anni ho vissuto a nord tra Milano e soprattutto Torino, maturando notevoli esperienze, dove studi ingegneria meccanica da dirigente ad amministratore delegato in diversi campi di attività industriali. Ma il caso è voluto che, avendo incontrato mia moglie a Torino, via Vellino, con il tempo così siamo tornati all'origine, continuando a lavorare nel settore della meccanica in cui operavo, ma poi alcune circostanze spiacevoli della malavita organizzata in questa zona l'industria, o meglio, fui obbligato a cambiare mestiere e così, sfidando le avversità, pensai di fare una finestra. Non avendo nessuna esperienza nel ramo negli anni del posto remoto, iniziai da rivenditore per capire meglio il settore. Nel meglio del percorso trovo un altro tema che mi piombò sulla testa, su una grave malattia, e grazie a un trattato di difesa in Germania la superai, e così subito dopo è nato la vera Sugar. Infatti Sugar è un nome tedesco e vuole essere un riconoscimento appunto ai tedeschi in termini di gradini. Per tutto ciò devo in primis ringraziare i miei figli Marco e Romina, poi Romina, per aver sposato entrambi sin dalla giovane età il mio sogno e la mia passione. Devo ringraziare anche i collaboratori tutti, molti dei quali sono ancora tutti con noi, ma soprattutto grazie di cuore lo devo a persone interessate come voi, dove insieme tutti hanno contribuito non un po' al successo di questa azienda. Concludo con dirvi che durante questo percorso ho seguito principalmente la parte tecnologica, analizzando e affrontando ogni cosa da un punto di vista diverso. Infatti abbiamo osato molto, sfidato il mercato con nuove idee e con nuove tecnologie, dove la unicità ci ha sempre contraddistinto ed infatti i nostri prodotti ne sono testimoni da quello. Ancora oggi, pur essendo avvenuto esclusivamente con il mio staff di ingegneri della ricerca e innovazione, faccio parte ancora del consiglio direttivo. Nella validità l'azienda è invece gestita da un manager più qualificato a diversi livelli, con a capo mio figlio Marco alla presidenza della direzione generale e mia figlia Romina alla parte finanziaria. Vi ringrazio ancora per l'attenzione che ci avete dedicato, vi auguro un buon proseguo e con un forte Sugar.